Tutto tace in via Acton, la galleria Vittoria, nonostante il dissequestro, è ancora lì, immobile, violentata e ingabbiata, inibita auto e motorini. Un cantiere fantasma che da mesi attende operai e mezzi al lavoro. Un destino, quello del tunnel, chiuso oramai da un anno, legato anche all'immobilismo della politica e del Consiglio Comunale di Napoli, andato deserto anche ieri. Si attendeva la discussione dell'assessore Clemente, che invece non si è presentata in aula, così come la maggioranza e il sindaco De Magistris. E mentre la politica nicchia, la città è costretta a traffico e disservizi che di sicuro aumenteranno nel weekend sul lungomare, complice la riapertura di ristoranti e pub e il ritorno in strada della Movida. Il consigliere dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, attacca istituzioni e sindaco e afferma: è terrificante vedere il discioglimento di il disinteresse rispetto a problemi generali, al di là dell'appartenenza politica. Questa galleria è un problema di tutta la città, sia di chi ha amministrato, sia di chi amministra oggi, sia di chi amministrerà. E invece purtroppo prevale, dal mio punto di vista, una visione miope della gestione della cosa pubblica.